Siamo a Roma con la dottoressa Linda Ghisoni, che ringraziamo per il tempo che ci dedica. Siamo qui nel suo dicastero, tra una riunione e l'altra siamo riuscite a trovare un po' di tempo, meglio lei è riuscita a trovarla per noi e la ringraziamo. Antonino Doro, di questo 2018, per cui naturalmente la prima domanda è un po' di rito, insomma, come ha ricevuto, come ha accolto questa notizia, anche in base alle motivazioni che sono state date per questo riconoscimento, come si sente? Allora, intanto vi do il benvenuto e vi ringrazio del tempo che mi dedicate. Mi commuovo. Sicuramente se mi chiedete qual è la reazione, come mi sento alla notizia dell'Antonino Doro, devo dire che anzitutto in me campeggia un grande stupore. Grande stupore perché del tutto inaspettata mi è giunta la proposta. Conosco alcuni degli antecedenti, alcuni illustri Antonino Doro, e proprio per questo e anche in ragione di quello che è il significato legato alla figura di Sant'Antonino, io ho colto con stupore e anche con un senso di esiguità, di inadeguatezza, la decisione di assegnare a me questo riconoscimento. Oltre allo stupore e al senso di inadeguatezza, c'è in me anche tanta gratitudine. Gratitudine perché le mie radici sono lì. E dunque c'è un affetto che mi lega alla mia terra, ai miei parenti, ai miei luoghi di origine. La gratitudine perché, tra l'altro, nelle motivazioni sono indicate ragioni che in me non sono ancora compiute, sono tutte da vivere. Dunque, se all'inizio ho avvertito come ancora incompiute tante delle motivazioni elencate, col passare dei giorni ho capito, ecco perché la gratitudine che si accresce, ho capito che erano una pista che mi veniva offerta tutta da incarnare, da vivere, da realizzare nel mio quotidiano come moglie, come madre, come donna che lavora in un dicastero, come docente. Linda, ha fatto riferimento adesso alla sua appartenenza a quella terra, quindi anche prima, nei pochi minuti in cui abbiamo chiacchierato prima di accendere la telecamera, ha parlato dei suoi ricordi di gioventù nella parrocchia di Caorso. Adesso che respira l'aria della Chiesa romana, del Vaticano, dei luoghi in cui tante decisioni vengono prese, l'esperienza fatta nella parrocchietta, dove si è prestato servizio, dove si è aiutato, dove si è cresciuti, prima da ragazzi, poi magari anche dando il proprio contributo in qualche modo, come so che tuttora lei fa in una parrocchia romana, ma che cosa vuol dire? Che cosa ci si porta dietro di quell'esperienza di parrocchia piccola quando si è nel cuore della Chiesa? Indubbiamente, se penso alla parrocchia di Santa Maria Assunta in Caorso, dove io sono stata battezzata, dove sono stata introdotta dai miei genitori, dalla mia famiglia e poi dai vari sacerdoti che si sono avvicendati alla vita di fede, io penso a un luogo che è stata una parte molto importante della mia formazione, della mia educazione, della mia crescita. Un luogo che in maniera semplice, spontanea, mi ha trasmesso degli strumenti essenziali per poi muovermi in contesti, magari in parrocchie, in contesti ecclesiali molto più ampi oppure universali. Questo perché è lì che io ho appreso il senso della preghiera, il silenzio, il gioco, la condivisione, il servizio. Io sono stata per alcuni anni
anche tra coloro che accompagnavano i ragazzini al campeggio, alle vacanze estive con la parrocchia, e ci si preparava a assumere una responsabilità rispetto ai bambini piccoli. Oppure ero coinvolta nel coro parrocchiale. Anche queste erano responsabilità e occasioni di sperimentare relazioni interpersonali improntate però alla bellezza del Vangelo, ma in modo spontaneo. Dunque è qualcosa che rimane dentro, come insomma, che scorre dentro una persona e che poi in maniera spontanea è benefico per invece contesti anche molto più ampi. Dal novembre 2017 Papa Francesco l'ha nominata appunto sottosegretario per i fedeli laici del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Ci troviamo proprio qui nella sede di questo Dicastero, e è da poco più di 2 mesi consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede, per cui due ruoli importanti in due ambienti che hanno al centro temi fondamentali, direi, in questo momento storico che stiamo vivendo, che è così complesso, che è così articolato, che in qualche modo sta ridefinendo alcuni degli equilibri che forse venivano dati per scontati in tempi diversi, in epoche diverse. Come sta vivendo, secondo lei, la Chiesa questo tempo? Come lo sta affrontando? Come si sta attrezzando? Allora, sicuramente devo dire che qui, se parto dal Dicastero in cui mi trovo a prestare servizio, siamo al crocevia di quelli che sono proprio gli snodi vitali degli uomini, delle donne del nostro giorno, del nostro tempo. E la sfida è enorme. E dunque il senso anche di inadeguatezza è evidente. Allo stesso tempo tutto questo ci induce a farci carico con un impegno rinnovato di quelle che sono le competenze proprie del Dicastero. Indubbiamente è necessario che noi ci poniamo in ascolto degli uomini, delle donne di oggi, dei giovani di oggi, delle famiglie, di quella che è la realtà nella quale i battezzati, gli uomini e donne di oggi vivono. Dunque non si tratta di avere ricette preconfezionate, occorre conoscere bene la storia, conoscere bene l'insegnamento della Chiesa, conoscere bene tutto ciò che ci ha preceduto. Non si tratta di inventare qualcosa di nuovo, ma con questo fondamento occorre ascoltare in maniera nuova l'uomo, la donna di oggi e avviare processi. Papa Francesco spesso insiste sull'avviare processi. Tutto questo dà l'idea di una Chiesa in movimento, una Chiesa che si deve lasciare interpellare dalle realtà, anche dai nuovi modi di vivere la bellezza della famiglia e del Vangelo oggi, e non avere appunto ricette preconfezionate. L'ascolto, la conoscenza qui da noi in Dicastero, come avviene ad esempio in occasione delle visite ad Limina che i vescovi delle varie conferenze episcopali compiono generalmente ogni 5 anni per presentarsi al Santo Padre e visitare i vari dicasteri della Curia Romana. In queste occasioni noi ascoltiamo particolarmente i vescovi per conoscere quella che è la realtà nella quale loro oggi operano, in modo che non si diano ricette che partano da una autocentratura, in modo da conoscere le loro inquietudini
e metterci all'opera, avviare appunto questi processi, così come dicevo, che siano rispettosi di quelle che sono anche i linguaggi, le esigenze di oggi. Da una parte sembra che si assista a una sorta di fuga, se così vogliamo dire, dalle istituzioni, no? Dalle istituzioni in generale, perché proprio il ricambio della partecipazione è difficile ovunque, in tutti i settori, anche nella Chiesa. Non per niente anche noi a livello diocesano stiamo riflettendo da alcuni anni su, da una parte, capire ciò che è essenziale, perché è quello che va mantenuto e portato avanti nelle nostre comunità, e dall'altra la corresponsabilità dei laici nel portare avanti ciò che è essenziale. Quindi quale può e deve essere in definitiva in questo momento preciso il ruolo dei laici, forse più forte di quanto non lo sia stato in passato, o meglio, la Chiesa è sempre stata attenta anche nei suoi documenti, direi, al lavoro e al ruolo dei laici, però forse anche per il grande numero di sacerdoti che c'è sempre stato, rimanevano un po' più in panchina. Adesso, un po' per necessità, ma un po' anche perché davvero forse i tempi sono più maturi. Quale può essere e quale deve essere il contributo insostituibile dei laici? È molto bella, la ringrazio per questa domanda impegnativa. E sicuramente dobbiamo dire che la Chiesa è tale in quanto composta non da mattoni, da strutture, ma in quanto costituita da persone, uomini e donne battezzati che nei diversi stati di vita, con le peculiarità di ciascuno, concorrono appunto a formare la Chiesa. E in questo senso occorre che prendiamo consapevolezza, noi laici, di quelli che sono i nostri diritti e doveri sorgono in noi a partire dal battesimo. Dunque, il nostro impegno, ciò che ci è chiesto oggi, non deve consistere nel ritagliarci delle funzioni, delle azioni da compiere. Non si tratta di rivendicare uno spazio maggiore, arrampicarci a guadagnare quegli spazi che fino a poco tempo fa erano dei sacerdoti. Non è questo. Possiamo rasserenarci nel pensare che a noi, a partire dal battesimo, è affidata una corresponsabilità, sono consegnate veramente dei diritti e dei doveri da conoscere, da apprezzare, e a questo punto l'attività di noi laici non va vista come una supplenza per la mancanza di sacerdoti, assolutamente non sia così, ma l'attività dei laici è fondamentale perché possono apportare qualcosa di specifico, loro proprio. Desidero aggiungere che forse siamo arrivati in un'epoca in cui possiamo porci come laici, uomini e donne, in modo più maturo rispetto a ciò che urge oggi nella Chiesa. Ossia, non siamo più coloro che pensano la Chiesa è la gerarchia, facciano i sacerdoti e noi capiamo o non capiamo, facciamo qualche servizio. Ma forse abbiamo anche superato una fase nella quale ci sono state pretese, rivendicazioni, non che non rimangano sacche di aspettative di questo genere, però probabilmente adesso, anche per la necessità, proprio l'urgenza di un maggiore coinvolgimento dei laici nell'attività della Chiesa, può essere il tempo questo di una maturità nella nostra dedizione agli uomini e alle donne di oggi, dentro la Chiesa ma anche nella società. Non dimentichiamoci questo aspetto. E allora non ci sarà
una contrapposizione tra quanto sa far bene o male il laico rispetto al sacerdote, ma uno spirito davvero di chiesa, e così come noi vediamo che accade in molte parrocchie, in maniera spontanea, naturale, laddove sono rispettati ma anche valorizzati i doni di ciascuno. E così io mi auguro che questo possa realizzarsi a tutti i livelli della Chiesa, laddove ciò è possibile. Allora, abbiamo di fronte lei che è una donna in un ruolo importante, tra l'altro la prima donna mi sembra di essere responsabile di un dicastero, no? Per la prima volta. Quindi questo già indica un'attenzione diversa e nuova, credo, nei confronti della donna. Papa Francesco si è espresso un po' in questo tempo del suo pontificato a favore della donna, del suo ruolo, della sua importanza, credo in generale, ma poi naturalmente anche all'interno della Chiesa. Quindi prima di chiederle una sua riflessione su questa cosa, mi piacerebbe parlare di lei, cioè quale crede anche che siano state e siano tuttora le sue caratteristiche anche personali, il suo modo di porsi, qualcosa che l'ha favorita, l'ha aiutata in questo ambiente, anche a portare avanti il suo lavoro, a portare avanti il dialogo con i colleghi e con questo mondo che la circonda. Se partiamo dall'ultima parte della domanda, è ben difficile dire di sé che cosa, quali aspetti, quali caratteristiche mi possano avere aiutato. Indubbiamente io, come dicevo, quando c'è stata la presentazione dell'altro sottosegretario, la professoressa Gambino e mia, quindi Castero, io do molta importanza ai rapporti interpersonali. Credo che i rapporti interpersonali siano fondamentali affinché si possa lavorare meglio. E questo indubbiamente viene apprezzato laddove riesco ad attuarlo e mi può avere facilitato. Un altro aspetto è la franchezza, il parlare con franchezza, cosa che a volte è un po' scomoda, ma a lungo andare paga. Questo l'ho sperimentato. E quando ciò che si dice, anche con tutti i margini di errore che possono esserci, è detto proprio perché ci è affidato qualcosa che supera il nostro piccolo recinto, no? Qualcosa che non ci appartiene. E allora i rapporti professionali vissuti nella franchezza creano proprio margini di libertà e questo è bellissimo. Dunque mai vorrei che qualcuno lavorasse o facesse qualcosa per compiacermi e allo stesso modo cerco di non compiacere qualcuno, ma di pormi davanti alle responsabilità così, con quella che è la mia competenza e con impegno e non soltanto per gratificare qualcuno. Un altro aspetto che a volte è risultato gradito è un po' un umorismo, una capacità di sorridere di me e magari anche degli altri, senza cercare di mancare di rispetto. Questo è qualcosa che può aiutare ad alleggerire situazioni di maggiore tensione e vedo che funziona. In questo senso ho letto con molto piacere l'esortazione di Papa Francesco, Gaudete ed Exultate, anche laddove fa questo riferimento a un sano umorismo, no? Che può aiutarci nel percorso di vita nostro come cristiani. Dottoressa Ghisoni, c'è una questione femminile all'interno della Chiesa in questo momento, cioè ogni epoca storica e peraltro all'interno di ogni epoca storica istituzioni diverse vivono attenzioni diverse perché la Chiesa è un'istituzione che ha i suoi tempi, quindi magari ciò che è stato affrontato da altre parti prima arriva un po' alla superficie adesso, no?
È uscito anche un articolo questa primavera di Lucetta Scaraffia sul supplemento dell'Osservatore Romano, che poneva un po' l'attenzione su questa cosa, ma ripeto, anche Papa Francesco ne ha parlato più di una volta, ha detto che insomma, la Chiesa è un ambiente maschilista e le donne fanno un po' fatica, ma non è una questione di emergere o avere un ruolo, una nomina, piuttosto che è proprio forse pesare un po' di più nelle decisioni, nel modo di pensare e porsi come Chiesa nei confronti del mondo, o no? C'è un contributo femminile che ancora forse non è stato sufficientemente utilizzato, tra virgolette, che questo termine è un po' brutto, ma valorizzato, e che invece si potrebbe prendere in considerazione in modo diverso, secondo lei? Io sono convinta che ci sia già in atto una importante valorizzazione, certo, non compiuta, e dunque tutta da sviluppare. Indubbiamente io stessa ho vissuto, quando sono stata assunta 20 anni fa ai tribunali del vicariato, e ci furono all'epoca le prime assunzioni, la prima assunzione di 3 laici, dei quali 2 donne, e io ero sposata, e mi sono resa conto che non era scontato. Io l'ho vissuta con tanta naturalezza, perché avevo l'esperienza pregressa anche nella parrocchia, e avere contatti con i sacerdoti o durante, come dicevo prima, i campi estivi, i campeggi, era qualcosa che vivevo in maniera naturale, con una stima, rispetto e fiducia reciproci. E mi sono resa conto che la presenza di donne, di laici, non era scontata. Dentro a quei tribunali, la prima delle gravidanze che io ho portato avanti è stata la prima in assoluto in quei tribunali, e io la vivevo con naturalezza e mi sono resa conto che non era scontato per tutti coloro che erano lì da tanti anni e che non avevano mai vissuto un'esperienza simile. Questo mi ha resa attenta a essere prudente, a non imporre una presenza in maniera violenta, ma a vivere con naturalezza e, laddove possibile, a partecipare quegli aspetti che sono parte della vita ordinaria di una donna sposata. E ciò ha contribuito a facilitare le relazioni e una stima reciproca, ma ripeto, i cambiamenti e, diciamo, anche le ristrutturazioni, la riforma che è in atto anche nella Curia Romana, come insiste sempre il Papa, richiedono una conversione di ciascuno di noi. La conversione da parte nostra, come laici e come donne, a portare quel che siamo senza un atteggiamento, appunto, di rivendicazione, di presenza, e senza scimmiottare qualcosa che vive il chierico, ma consapevoli della nostra dignità, di quel tipico che è nella donna e che la vive in quanto tale. E allo stesso tempo si richiede la conversione anche in chi invece, magari in altri stati di vita, comincia a confrontarsi nel lavoro con una presenza femminile alla quale sono affidate maggiori responsabilità. Personalmente non ho mai vissuto esperienze di rifiuto, di resistenza vera e propria, almeno non dichiarate. Sono convinta che tutti debbano tutelare la dignità di ciascuno, e noi donne per prime, non pensando che clericalizzandoci possiamo risultare più gradite
Al contrario, ho fatto l'esperienza che col tempo proprio il vivere il più fedelmente possibile quello che ritenevo fosse opportuno, anche se suonava in maniera diversa rispetto a chi avevo di fronte, ha portato buoni frutti, ha contribuito a migliorare le relazioni e anche il lavoro. Non è completo questo percorso, lo si capisce bene anche dalle parole del Papa, ma dobbiamo tutti in questo processo avere anche la pazienza di una conversione non immediata. Dottoressa Chiesoni, siamo purtroppo un po' in conclusione di questo dialogo, dal quale sono emersi spunti che ci potrebbero portare avanti per tanto tempo, però proviamo a limitarci qui. Il suo dicastero è sicuramente un osservatorio privilegiato, un po', no? Anche per guardare al mondo dei laici di oggi, penso alle famiglie. In particolare mi piacerebbe che lei rivolgesse un pensiero alle ragazze e alle giovani donne di oggi. Come mamma, come moglie, come donna in carriera, nel senso come donna che ha tutta una valorizzazione personale anche del suo bagaglio, del suo sapere, è inserita in questo contesto, per cui come donna che crede, quindi sulla base di tutto questo bagaglio, con l'esperienza che ha fatto in questi anni e quindi con anche quella possibilità di guardare al futuro in un certo modo con qualche strumento in più magari rispetto alle giovani donne, che cosa direbbe loro per il loro futuro? Che invito farebbe loro? Io direi a ciascuna donna, giovane donna, ragazza di conoscersi, di non pensare di copiare modelli che oggi anche in maniera molto facile ci vengono proposti, ma di conoscere se stessa, di pensare che è un mistero pensato da sempre, per il quale c'è veramente un piano d'amore, no? E mi commuovo perché sto dicendo una cosa grandissima, secondo me, no? Allora, quel salmo, no, che recita tu da sempre mi scruti e mi conosci, sai quando seguo, quando mi alzo. Allora, alle ragazze di oggi, alle donne di oggi, direi conosciamo noi stesse, abbiamo consapevolezza proprio del grande dono, del grande mistero che c'è in noi, non pensiamo di incasellarci in qualche criterio preordinato, nelle aspettative, no, che ci vengono imposte da fuori, ma ascoltiamo quali sono i doni miei personali, quali sono i tuoi doni personali, perché cosa sei fatto? E allora sei fatta per una, senti di essere portata per una determinata strada, impegnati a fondo, perché sicuramente a lungo andare il corrispondere a quel grande dono che è seminato in me, non senza l'impegno personale, porta frutti di realizzazione. Io stessa ho sperimentato nella mia vita come si venga superati dalle aspettative, superati dai desideri, e questo perché c'è una grande provvidenza del Padre, e laddove si cerca di corrispondere, pur nella consapevolezza di essere inadeguati, a ciò a cui si è chiamati. È una fatica, perché sarebbe più facile anche per molte ragazze di oggi avere già stilato un programma di vita, ma sono convinta che questo faccia parte della libertà nostra, anche come donne, di vivere senza lasciarci togliere ciò che ci caratterizza. E uno degli aspetti che
noi dobbiamo tutelare fortemente è la maternità biologica, ma la maternità, direi, spirituale, che è qualcosa di tipico nostro e che porta frutti bellissimi anche nel contesto delle relazioni interpersonali, nei contesti lavorativi. Laddove noi veniamo meno rispetto anche questa tipica consegna di vivere con un'attitudine materna tipicamente nostra, ciò che ci è consegnato, allora rischiamo magari di manovrare con altri strumenti inappropriati ciò a cui ci dedichiamo.